Radio 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 Radio. Due volte radio. La parola del giorno. Max. Francesco, Valeria, parliamo della parola montismo. Ecco, l'aveva ben intuito già lo scorso 13 novembre 2011, quindi in epoca non sospetta, Cristiano Gatti, che sul giornale, il suo articolo dal titolo Bici, Messa e Loden è nato il montismo, iniziava così: ancora non abbiamo detto che cammina sulle acque e moltiplica prodotti ittici con un semplice schiocco delle dita, ma tutto il resto ricorda molto una biografia già nota. Prima ancora che Monti entri in scena, dilaga per il paese la febbre alta per il nuovo idolo. Monta il montismo. Eh già, il montismo. La scorsa settimana si sono, come dire, celebrati i primi 100 giorni del governo Monti, ci sono stati numerosi articoli di notisti politici, editorialisti, esperti dei meandri della politica italiana che hanno fatto ricorso proprio al termine montismo, accreditandolo definitivamente nel panorama dei neologismi di estrazione politica. I 100 giorni del montismo, ha scritto Filippo Ceccarelli sulla Repubblica, mentre Mario Aiello sul Messaggero: ma il montismo agita PD e PDL. I tecnici al potere, nei precedenti mai era andata così bene. Per i predecessori, appellativi e soprannomi non sono stati mai così lusinghieri. Ricordate il Rospodini? Oppure il dottor Sottile, con cui Eugenio Scalfari definì Giuliano Amato una figura di acume politico ma anche gracilità fisica. Mario Monti ha sorpreso tutti e per lui gli elogi in questi 100 giorni si sono sprecati. Super Mario, che divide con l'altro Mario nazionale, il Mario Draghi, ma anche Nonno Mario, ricordate la lettera pubblicata sul sito del governo della piccola Lidia. Insomma, il passaggio da Papi Silvio a Nonno Mario non è solo un salto generazionale, ma anche culturale, Valeria, di immagine, di contenuti, come non mai forse in passato è capitato di osservare. Ma cos'è in realtà il montismo? Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, lo spiega nell'articolo che è uscito la scorsa settimana, definendolo una nuova ideologia tecnocratica e prepolitica destinata non solo a ridefinire l'immagine dell'Italia in Europa e sui mercati finanziari, ma a influenzare l'offerta elettorale italiana e ben oltre il 2013. Ben oltre il 2013, tant'è che Mario Aiello sul Messaggero già conia due nuove fazioni nel panorama politico nostrano, come se non bastassero già quelle esistenti: gli ultramontiani, che s'aggrappano al professore ora e sempre e vorrebbero prolungare il sodalizio con Monti il più possibile, e gli oltremontiani, che stanno con Monti ma guardano anche oltre Monti, come va ripetendo in questi giorni Bersani. Come finirà? È difficile prevederlo, ma il montismo oggi impera. Radio 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 Radio. Due volte radio.